risultato, perché soltanto attraverso gli atti di coraggio e il distacco dal risultato che possiamo ottenere quello che ci interessa, possiamo ottenere quello che vogliamo. Perché spesso le persone non riescono a raggiungere i loro obiettivi perché hanno paura. Hanno paura di che cosa? Hanno paura che il passato possa ripresentarsi in qualche modo nel presente. Temono il passato, no? Le malgascione che sono state lasciate, ad esempio, da Mario Rossi, inizieranno a pensare che tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena, tutti gli uomini sono stronzi, e quindi tutti gli uomini potranno lasciarle, tutti gli uomini potranno farle stare male, e questo si ripercuote nella vita, ovviamente, e per cui vivono una vita di merda, fondamentalmente, perché hanno sempre paura che si possa ripresentare, insomma, vivono con questa spada di Damocle sulla testa, in più non sanno neanche decidere, no? Perché la paura ti porta, ad esempio, a fare dei grandi errori, la paura ti porta a vivere quelle che sono, diciamo, delle condizioni negative, per cui la malgasciona inizia a lamentarsi, da malgasciona diventa malgacozza, e da malgacozza diventa malgagosta, cioè fa il verso dell'aragosta, no? E quindi, ovviamente, se hai paura del passato, non riesci a raggiungere nessun obiettivo, perché il passato diventa pesante, insomma, il rimosso, hai paura di quello che, come direbbe Freud, del ritorno del rimosso. Il ritorno del rimosso che rappresenterebbe tutto ciò che noi abbiamo vissuto a suo tempo, che ci ha generato ansia, che ci ha generato sofferenza, paura, possa ripresentarsi oggi. E quindi possa distruggere la nostra vita. Per cui questo è uno dei motivi principali per cui le donne, ma anche gli uomini, perché mutatis mutandis, diciamo, vale sia per le donne che per gli uomini, non riescono a raggiungere il risultato che desiderano, non riescono a raggiungere gli obiettivi che desiderano e restano vinculate, diciamo, in situazioni estremamente negative. Restano vincolate in situazioni estremamente nefaste. Questo non le porta, non gli permette, diciamo, di raggiungere nessun risultato positivo. Purtroppo questo è quello che succede, no? È quello che succede e le persone devono farsi una ragione. E devono imparare a superare quelli che sono i loro blocchi, devono imparare a superare quelli che sono i blocchi del passato. Perché vivono una situazione di libertà oppressa, cioè non si sentono liberi di decidere, non si sentono liberi di fare le cose, e questo è quello che capita. Quindi non esercitano un libero arbitrio, vivono, come dire, condizionati, no? Condizionati da questo passato che di fatto ti impedisce di decidere. E più il passato è stato truculento, diciamo, ha turbato la quiete, ha turbato, più le persone, le donne in questo caso, si sentono delle fallite, sentono di non essere a posto, quindi vivono questa sorta di libertà oppressa, vivono questa sorta di blocco, diciamo, di capacità decisionale, cioè non si sentono in grado di poter decidere fondamentalmente. E il passato che agisce sul futuro genera dei meccanismi come se fossero diciamo coercitivi quasi, no? C'è il passato che ti costringe a fare delle cose che tu non vorresti fare fondamentalmente, quindi è un sistema di coercizione interna. Quante volte le persone rinunciano ai loro sogni per paura che il passato possa ripresentarsi. Volevi vivere una storia d'amore, ma non te la vivi perché c'è paura di poter soffrire allo stesso modo di come avevi, un saluto a Roxy, allo stesso modo di come avevi sofferto nel passato. Ma tante sono le situazioni. Come dire, poi ci sono anche quei meccanismi che intervengono, che sono i meccanismi della generalizzazione, no? Per cui tu inizi a generalizzare, inizi a pensare che tanto, come dire, le cose andranno male, continueranno ad andare male, quindi si crea un substrato estremamente negativo, un substrato nefasto che ti porta
diciamo, a non riuscire più a governare quella che è la tua vita, non riuscire più a governare quelle che sono le tue possibilità. E questo è tutto. Mentre invece ci sono altre persone che temono il futuro, e questo è anche vero, è un altro dato di fatto. Temere il futuro cosa vuol dire? Essere apprensivi verso il futuro. Questo comporta anche qua la possibilità di non conquistare, di non sedurre, perché tu rinunci. Se pensi che di avere un futuro di merda, tu rinunci, rinunci e la rinuncia ti porta a blocchi totali, insomma. Quindi vivrai dei sogni infranti. Per cui sono due situazioni che potremmo definire sono diametralmente opposte, ma che tutto sommato portano a risultati simili. Quindi fare una vita di merda, soprattutto non fare una vita in armonia con te stessa e con tutte le persone che ti circondano, che poi è la cosa fondamentale. Allora, per uscire fuori da questo impasse, per uscire fuori da questo cul-de-sac, bisogna imparare a fare atti di coraggio, bisogna imparare ad avere il distacco dal risultato. Il distacco dal risultato nella seduzione è fondamentale, vuol dire io me ne fotto di come vanno le cose, ma fottersene è veramente importante perché. E questo cosa vuol dire? Che se tu impari l'arte del distacco dal risultato, non temi più né il passato né il futuro, ma inizi a viverti il presente. Oggi il presente è così, accetto il presente com'è, se non mi piace ho tutte le chance per poterlo migliorare agendo sempre nel presente, perché un saluto ad Antonella. Ricordo che questa è una live domande e risposte, chi volesse farmi delle domande ovviamente può farmi delle domande, io risponderò e chi vuole entrare in chat basta che sia abbona e entra in chat e poi mi può fare delle domande. Il confine tra il distacco del risultato e il coinvolgimento non esiste confine perché il distacco del risultato coincide col coinvolgimento. Perché se noi spesso confondiamo il coinvolgimento con l'attaccamento. Queste sono due situazioni completamente diverse. Distacco dal risultato vuol dire io sono coinvolto con una persona, interagisco con quella persona, ma se questa persona per mille motivi non è disponibile nei miei confronti, amen, me ne faccio una ragione, non è che dipendo da questa persona. Cioè interagisco, no? Il distacco dal risultato vuol dire interagire, interagire. E la cosa interessante qual è? Che con le persone che non mi interessano non ci interagisco neanche. Con le persone che non siamo coinvolti, invece noi cosa facciamo? Ci attacchiamo alle persone peggiori, le persone con cui non dovremmo neanche interagire. Voi non avete capito un fatto fondamentale. Se una persona non è adatta a voi, non ci dovete neanche interagire. Cioè, al limite ci interagite il minimo possibile. Se una persona, un saluto a Wormhole, se una persona non vi interessa, non ci dovete interagire. Invece voi cosa fate? Voi con le persone che a livello logico non vi interessano, vi innamorate come delle capre, vi innamorate e quindi vivete l'attaccamento, non vivete il distacco del risultato. Invece, bisogna imparare ad avere il distacco del risultato. Che vuol dire? Io interagisco con le persone che mi interessano, cioè con le persone con le quali sono coinvolta. Con le persone con le quali non sono coinvolta, non è che do avversione, manda fanculo, ma no, do indifferenza o comunque interagisco un minimo indispensabile, giusto per educazione, diciamo, no? Per dire, se una persona ti saluta, saluto non si nega a nessuno, ma non sto lì a ruminare, non sto lì a fare, no? E fanculo, se diciamo la persona che invece mi interessa, con la quale ho coinvolgimento, ci interagisco, ma soltanto l'interazione deve avvenire con distacco del risultato, cioè se anche questa persona interagisce con me. Se questa persona non interagisce con me o comunque interagisce con me a modo suo, io, come dire, mi comporto in modo speculare, no? E se poi la persona non vuole più interagire con me, boh, va bene, come dire, avanti un altro, come dire, siamo in 8 miliardi su questo pianeta, non me la prendo certo per un coglione o una cogliona, non sto certo a rimuginare, no? Quindi bisogna avere la forza di guardare oltre, bisogna avere la forza di andare avanti. E questo è,
Distacco dal risultato non vuol dire indifferenza. Indifferenza vuol dire con le persone che non ti interessano. Allora, le persone che non ti interessano, li lasci da cui 7,5 da scartare. Non so cosa vuol dire 7,5 da scartare. Comunque, noi dobbiamo tenere quelli che ci interessano. Ah, 7,5 da scartare degli 8 miliardi? Ma non è vero, questa è un'altra cagata che pensano le persone, no? Perché non è vero che, e purtroppo qual è il discorso? Che se voi avete in testa una situazione, avete difficoltà gli altri. Comunque, anche se fossero 7,5 da scartare, ne restano sempre mezzo miliardo, insomma, cioè quindi c'è pienamente ampia scelta. Quindi non è che bisogna fare. Quindi questo è il distacco del risultato. Ovviamente per avere il distacco del risultato, per imparare, diciamo così, l'arte del distacco del risultato, dobbiamo imparare gli atti di coraggio. E noi ci coinvolgiamo sempre con quello sbagliato, purtroppo, perché quello sbagliato ci dà emozioni. E la nostra sfera emotiva non riconosce la merda dal risotto. Mentre la parte logica vuol mangiare il risotto, quello buono, diciamo, che gli dà buon gusto, la parte emotiva può mangiarsi tranquillamente la merda. Perché alla parte emotiva, tutto sommato, un po' di merda piace. Insomma, alla parte emotiva mangiare merda gli fa anche piacere. Per cui questo è il motivo. Perché la merda ti dà emozione, ti dà emotività. Noi abbiamo una sfera emotiva che va costantemente alla ricerca di emotività. E allora, se tu non sei in grado di darti emozioni da sola, in modo autoctono, noi dobbiamo imparare a darci in modo autoctono delle emozioni. Quindi, e infatti, vale il detto, anziché avere l'imbarazzo della scelta, fare la scelta dell'imbarazzo. Se tu fai la scelta dell'imbarazzo, riesci a ottenere dei risultati. Se non fai la scelta dell'imbarazzo non riesci a ottenere nessun risultato. Purtroppo le cose stanno in questi termini. Se non hai possibilità, diciamo, di darti emozioni, ti mangerai la merda che proviene dalla tua sfera, diciamo, la tua sfera emotiva si nutrirà di merda. E cosa vuol dire nutrirsi di merda? Vuol dire che ti farai innamorare proprio della persona sbagliata, cioè andrai a innamorarti di chi logicamente rifiuti. Anzi, paradossalmente, capiterà un evento strano che più lo rifiuti a livello logico-razionale, più ti fa schifo a livello logico-razionale, più ti innamori a livello emozionale. Ed è per questo che ci sono persone. E poi cosa fai, tra l'altro? Vai ad alimentare quest'amore attraverso i tuoi pensieri, no? Il pensiero classico della Malgasciona: ma io lo amo, ma io lo amo, ma non vedi che un disgraziato figlio di mignotta ti riempie di corna, ti tratta male, non ti considera? Ma io lo amo, io lo amerò sempre, io lo amerò per sempre, ma io lo amerò per sempre, anche se mi piscia in faccia, io lo amerò per sempre. Anzi, proprio perché mi pisci in faccia, magari la Malgasciona dice lo amerò per sempre. E purtroppo, e queste sono un po' le condizioni in cui, diciamo, si cade, no? Quindi per uscire da queste situazioni è indispensabile fare degli atti di coraggio. Beh, diciamo, allora, poi ci sono delle caratteristiche di coinvolgimento che tengono conto anche dei sei zodiacali, no? Cioè, i sei zodiacali danno delle indicazioni sui quali coinvolgersi. La bilancia, ad esempio, tenderà a coinvolgersi sul bello e dannato, perché esteticamente, tende a coinvolgersi, ma non è detto che tutte le bilance siano uguali. Tendenzialmente, diciamo, se una bilancia tenderà a coinvolgersi su persone belle,
belle dannate se non è emotivamente, diciamo, se non è emotivamente appagata. Belle e dannate cosa vuol dire? Che si coinvolgerà su un pezzo di merda fondamentalmente, però bello. Poi magari ne scarterà l'80% e si coinvolgerà sul 20% e quel 20% saranno dei bastardi selezionati, cioè tutti i bravi ragazzi sotto casa che sarebbero disposti a stare con te, che sarebbero disposti anche a sposarti, che sarebbero disposti a fare di tutto per te, quelli li scarti, non ti innamori. Mentre fai una selezione a livello nazionale, diciamo talvolta anche internazionale, ti innamori del bastardo selezionato che sta a 3.000 km di distanza, che è un figlio di mignotta che ti riempie di corna, ti tratta male, si fa i cazzi suoi. Quello è. Ma questo cosa significa? Significa che devi fare atti di coraggio, devi fare atti di coraggio, devi dare nuova linfa vitale alle tue emozioni, devi dare nuova forza, nuova linfa vitale alle tue emozioni. E gli atti di coraggio che devi fare sono mandare a fanculo quelle persone. E coinvolgerti su chi ti piace a livello logico. E uno non riesce a coinvolgersi a livello logico perché non dà energie. Perché nel momento in cui tu inizi a darti emozioni, inizi a viverti emozioni, la tua parte emotiva cercherà di soddisfare le esigenze logiche, no? Non riesce a coinvolgerti sugli altri perché la parte che non riesce a coinvolgersi sulle brave persone è perché ha una parte emotiva distonica, fortemente distonica rispetto alla parte logica. E allora una parte emotiva distonica è quello è. Poi certo che deve piacerti fisicamente, è ovvio che fisicamente deve piacere, non è che deve essere il mostro di Loch Ness, però non soltanto, non tutte le persone esteticamente piacevoli sono anche figli di mignotta. Quando è la parte emotiva disconnessa dalla parte logica, ti vai a innamorare proprio dei figli di mignotta. E questo, diciamo, è un dato reale, un dato statistico, un dato di fatto, no? Quindi la vera forza per uscire fuori da questo impasse, la vera forza per uscire fuori dal cul-de-sac è che deve, diciamo, devi imparare a fare degli atti di coraggio. Gli atti di coraggio cosa sono? Sono quello che se una persona ti piace, ma ti fa star male, tu la mandi a fanculo comunque, la mandi a fanculo in seduta stante. Quello che non faresti mai lo fai, e quello è un atto di coraggio. E per uscire fuori, l'atto di coraggio, perché crei distacco dal risultato? Beh, perché è un qualcosa di molto importante, perché tu attraverso un atto di coraggio puoi dare forza alle tue emozioni. Attraverso un atto di coraggio puoi, come dire, creare una nuova ed eterna alleanza tra te e la tua sfera emotiva. E creare una nuova ed eterna alleanza tra te e la tua sfera emotiva è foriero di emozioni belle, di poter vivere una vita bella, di poter vivere una vita interessante, perché poi l'obiettivo è proprio quello di riuscire a vivere una vita bella, una vita interessante, una vita piacevole. Questo è l'obiettivo che dobbiamo imparare a darci, perché altrimenti sarai soltanto, diciamo, una persona che è fallita da questo punto di vista. Noi non dobbiamo essere falliti, ma dobbiamo essere comunque delle persone vincenti. Ritrovare la logica, l'equilibrio tra la logica e le emozioni è un punto fondamentale. E non dobbiamo mandare a fanculo, è importante, ma nel frattempo è importante anche somministrarsi emozioni. Quindi somministrarsi emozioni come? Beh, ad esempio una donna potrebbe somministrarsi emozioni andando ad agganciare uomini al centro commerciale, al supermercato. Questo è un modo per somministrarsi emozioni, ad esempio. Non è che devi far casino per trovare un'auto, inizia a conoscere tante persone, vai al supermercato, sbatti contro i carrelli della persona che ti interessa e ti dai un'emozione. Certo, vai a cercare un carrello del supermercato che sia una persona che possa essere single, no? Quindi vai a vedere i carrelli, non quelli pieni di roba con i pannolini, come si chiamano,
Quell'affare lì che mangiano i bambini, come cazzo si chiamano quell'affare lì che mangiano i bambini? Gli omogeneizzati, no, quelli devi scartarli, oppure quelli pieni carrello, pieno di roba per una famiglia di 7 persone. No, vai a cercare quelli che hanno una fettina di salmone, un qualcosa dentro, il carrello semivuoto, quindi vai a beccare quelli. Scontri il carrello e fai conoscenza. Se non è il centro commerciale, se non è il supermercato, è il centro commerciale. Poi vai a conoscere dove vuoi, alla fermata dell'autobus. Alla fermata dell'autobus magari incontrerai il catramista, però frequenta dei locali, frequenta delle cose, insomma, dove cavolo vuoi, ma semplicemente per, diciamo. Non tanto con l'obiettivo di conoscere una persona, l'obiettivo deve essere quello di darsi emozioni. Questo è il distacco del risultato. Le persone diventano degli strumenti, non diventano più degli obiettivi. Questo credo che sia il concetto di fondo, no? Le persone devono essere degli strumenti che ti consentono di dare emozione attraverso l'interazione e non degli obiettivi. Perché nel momento in cui con le persone. Le persone diventano degli obiettivi e riesce a ottenere dei risultati. Poi è ovvio che ognuno deve arrangiarsi, no? Ad esempio, ci sono donne che potrebbero avere dei problemi logici. Ad esempio, una mamma single potrebbe avere problemi con uomini che vogliono una donna senza figli, che vogliono mettere su famiglia. Questo è un dato di fatto, no? Poi nelle interazioni bisogna anche qua scegliere una persona che abbia. Scegliere una persona che abbia più o meno la tua stessa visione della vita. Per dire, una mamma single con un bambino magari piccolo, per fare un esempio, potrebbe avere difficoltà a trovare una persona che magari invece vuole mettere su famiglia e cerca una donna con la quale fare un figlio, ad esempio, no? Sono tante situazioni, ma non è detto che sia così. L'importante è scartare, diciamo, quelli che non ti interessano fondamentalmente. Il fatto che poi uno ha meno tempo non importa. Il tempo va dedicato al tempo giusto. Tanto non serve tanto tempo per conquistare una persona. Le statistiche dicono che bastano 10 ore per far innamorare una persona. Quindi 10 ore distribuite in un certo arco di tempo, ma al massimo 10 ore. Cioè l'innamoramento, il coinvolgimento, non è che richiede mo tutto questo tempo, anni e anni di frequentazione. Per coinvolgere una persona bastano 10 ore, al massimo 10 ore. Quindi è importante, no? Puoi conoscere in piscina fai finta di affogare, ti fai salvare da qualcuno, ad esempio, fai finta di, che ne so, di avere un crampo. Ti fai fare un massaggio per dire, non lo so, ah, mi è venuto un crampo al piede, mi aiuti, non so. Tanto, e così agganci anche tipologie di uomini diversi, no? Perché puoi agganciare, ad esempio, uomini con l'istinto da croce rossina. Se ti piacciono di più quelli con l'istinto da croce rossina, puoi ottenere dei risultati da questo punto di vista, no? Poi che nuoti bene, che nuoti male, che vuol dire? Uno deve imparare a fingere, deve imparare a gestire tutte le situazioni. Saluto anche Manuela Monriver. Noi non possiamo, diciamo, lasciarci, come dire, fottere da situazioni che non ci piacciono. Quindi è importante in qualunque ambiente ci può essere una situazione, no? Anche un ambiente, che ne so, palestra, piscina. Che cazzo ne so, qualunque posto, supermercato, centro commerciale, poi è ovvio che anche qua è molto importante darsi un target. Se tu cerchi una persona, un uomo di successo e non puoi andare nel locale da Gigino il bibitaro, perché se vai nel locale da Gigino il bibitaro. Allora vuol dire che sei sfigato tu. Se vai dal locale Ciccio Giro Pizza 5 euro non va bene. Quindi scarta Gigino Bibitaro e scarta Ciccio Giro Pizza 5 euro. Cerca di andare in locali o in ambienti, insomma, culturali più raffinati dove puoi incontrare persone di un livello culturale maggiore, non catramistica, disintegrati, senza fissa dimora, non personaggi
di questo genere, no? Certo che se vai nei peggiori bar di Caracas, e poi se uno ti scrive e ti portava il kebab da sporto per dire mandala a fanculo, non rispondergli. Questo è fondamentale, bisogna scartare tutte le persone inutili vanno scartate, ma questo ridico sempre quello che diceva Marilyn Monroe, no? Marilyn diceva: io non mi innamoro mai delle persone comuni, per mi innamoro sempre dei presidenti degli Stati Uniti, mi innamoro sempre dei super mega industriali, perché le persone comuni io non le piglio neanche in considerazione, per me è come se non esistessero, no? Quindi, se per te i catramisti è come se, o gli uomini sposati o una categoria, è come se non esistessero, non li vedi neanche, non li prendi neanche in considerazione, no? E quindi è importante anche frequentare gli ambienti giusti. È ovvio che gli ambienti giusti richiedono un investimento, no? Anziché andare nella palestra o nella piscina da 19,90 euro al mese. Che nella palestra o nella piscina a 19,90 euro al mese ci va il ragazzino, ci va il poveraccio, il disgraziato. Cerca di frequentare dei luoghi, se cerchi persone, insomma, che siano di un livello superiore, anziché andare da Gigino al Bibitaro, vai da. Poi dipende, cioè ci sono posti frequentati da filosofi, ad esempio. Vai nei centri culturali, insomma, frequenta delle cose che potrebbero essere, diciamo, potrebbero essere se uno ti chiede il costo del biglietto della metro, ma no, è uno che ti chiede il costo del biglietto della metro per venire, è uno morto di fame, devi lasciarlo perdere, no? Cioè, non puoi dare credito a uno che non si fa pagare il biglietto. Tra l'altro, il biglietto della metro vuol dire: oh, un saluto a Giorgio Cameli, grande Giorgio Cameli. Vuol dire che non c'ha neanche un'auto, vuol dire che è proprio peggio di un catramista a cassa integrato, perché il catramista, perlomeno, come dire, come si chiama, sul macadam, su quell'affare lì che schiaccia le cose. Si muove, no? Quindi invece quello è peggio del catramista cassa integrato. Quindi vanno scartate queste persone, vanno scartate. Non è difficile, e guarda oltre, ma la cosa importante è veramente non perdere tempo con persone che non ti danno situazioni. Ad esempio, il catramista ci avrà anche l'ape car, come dice Giorgio Cameli. Quindi è importante. Però questo è importante, frequentare le persone giuste.